parti preferite della giornata. Cosa? Boh, no, mi piace scrivere programmi nuovi e iniziare. No, ma tu avresti dovuto fare, c'era un compito della settimana scorsa, vero? Sì, non so se si ricorda, ma le avevo chiesto se potevo avere una settimana in più per consegnarlo. Certo, avrai una settimana in più per consegnarlo, ma hai fatto qualcosa in questa settimana, vero? Ho fatto parecchie cose, anche perché ho avuto diverse prove e ho dovuto lavorare su una musica per un video per una cosa di Carmelo Bene, quindi ho avuto un po' di impegni. No, a me i tuoi impegni mi fa molto Ma piacere, mi sembra molto bello, ma di codice sono. non ho scritto molto, ho scritto delle cose per me ma non relative a C-Sound, però recupererò questa settimana che viene e mi ci metterò sotto. Ma almeno hai pensato come fa, perché vi ho posto un problema che è abbastanza complicato, la cui soluzione è Sì, abbastanza complicata. dare un senso all'esercizio che avevamo fatto l'altra volta sulle sequenze ritmiche. Ci ho pensato un attimo. Stavo pensando di fare un'automazione dei vari, appunto, delle varie sezioni ritmate, come avevamo fatto verso l'inizio dell'anno con quello che era l'esercizio dei triangoli. Però volevo fare qualcosa di più complicato. Sempre object-oriented, quindi creare varie shapes con delle equazioni lineari per semplificarmi la vita. E dentro queste varie forme, che essendo Però delle. Leonardo, io avevo chiesto tutto, io avevo chiesto una cosa specifica, che era quella, di fare dei pattern ritmici, no? Sì, dei pattern ritmici e dare un senso alle sequenze ritmate che avevamo fatto l'altra volta. No, che non erano, quelle erano semplici pulsazioni, no? Quindi Sì, invece. pulsazioni e metterle in ritmo. Sì, ma avevamo fatto una sorta di partitura che ora vediamo. Adesso non è una partitura, ma insomma facciamo finta che lo sia. Era questa qua, se non mi piace, se non mi sbaglio. Aspetta un attimo. Vedere. Voce numero Ma 1. sì, ma questa era quella appunto delle pulsazioni. Poi avevo Sì. scritto una roba così su due piedi, non era. Sì, Aspetta, era prendo io fatto. lo schermo un attimo, Sì, giusto per sì, sì. farti vedere. Avevamo fatto questa roba qua, no? Sì, l'avevamo scritta alla fine con Lilypond, Sì, ma questa roba qua, per esempio, io adesso non so, tu usi un linguaggio che io non conosco, che è appunto questo di fare un'automazione, probabilmente intendi dire fare un algoritmo che produca sì, questa fare roba qua. un. Ok? Sì. Beh, questo. Non ci si mette molto a fare una roba del genere. Io non voglio che tu faccia cose complicate. Tu generalmente fai cose più complicate di quello che è richiesto, con il risultato però che queste robe poi Sì, mi perdo in. non fanno la consegna richiesta. Io non vi chiedo cose molto complicate, perché questo è già abbastanza complicato da fare. Quindi, per esempio, oggi vogliamo vedere come si fa una roba del genere? Perché io ho l'impressione che appunto tu vuoi fare qualcosa di creativo, originale, che va benissimo, sono d'accordo con te, ma prima di fare una roba del genere bisogna saper fare le robe semplici, altrimenti si va a sbattere. Non ti pare? Va bene, va bene. Allora, vedi che questa
questa configurazione di cose. Beh, possiamo usare proprio le note che sono segnate qui, ok? Quindi diciamo facciamo una roba, oppure possiamo, vabbè, diciamo che possiamo porci il problema delle note successivamente, cioè che frequenze usare, perché non usare queste note che sono su una scala temperata, ma usare delle frequenze. Però per il momento partiamo da una cosa semplice. E cerchiamo di realizzare questa cosa qua. Ok? Allora, vedi che questa cosa qua, se la guardi un attimo, è basata su dei moduli che si ripetono, no? Partendo dalla voce superiore, cioè quel modulo che si ripete ogni battuta, la seconda voce si ripete ogni tre battute, la terza L'accordo voce di anche si Fama. ripete ogni tre battute, no, le semicrome di Ah, certo. quintina, poi le Sì, semicrome no, ma di anche settimina. quella pausa di semicroma che poi scala una pausa di croma con il punto No, cioè scusami, pausa di non sto. semiminima più pausa di semicroma che poi scala pausa di croma col punto. Dove stai guardando, scusami? Prima battuta proprio. Seconda voce. Prima battuta, seconda voce, sì. È una croma puntata, la pausa di Sì, una quintina pausa di però. croma puntata, però quella della prima voce dovrebbe essere pausa di semi, cioè una pausa di semiminima seguita da una pausa di semicroma, no? Sì, giusto. Ah, ok. Perché sono 5 più 4 che fa 9. 5 più 4 e Ok, quell'altra sono 7, ok. Adesso la voce più semplice è quella, è la voce più grave che fa semiminima ogni battuta. Boom, semiminima collegato ogni battuta che lega di battuta in battuta. boom, boom, boom. No, quella è la voce subito sopra, no? È il Ok. Ah, sol. ok, la voce ancora più sotto. Ok. È la semiminima, no? Che tiene, diciamo, tiene la pulsazione. Allora, ci sono delle considerazioni da fare qua. Se leviamo quella l'ultima voce, poi possiamo provare a farlo, no? Il ritmo sembrerà molto più disordinato. Qua invece sembrerà che in questo modo qua, questo è quello che ci aspettiamo, no? Che ci sia una cadenza al completamento di un ciclo di due battute più che di una battuta, perché vedi che ogni due battute ci sono più cose che succedono, diciamo. Ok, allora ragioniamo un attimo insieme su co come realizzare. Allora, fermo restando che lo faremo, che ne so, con dei campanacci di C-Sound, ok? Ragioniamo su come fare quello che tu chiami l'automazione che fa sta roba, il programma che realizza la partitura di C-Sound per fare questa roba qua. Come è fatto? Tu, per esempio, che tipo di oggetti prenderesti in considerazione? Allora, per realizzare la seconda voce della chiave di basso, io utilizzerei boh, probabilmente non, forse non. No, Pronto? prenderei forse dei trapezi rettangoli, così da avere il lit forte sull'inizio, sul primo accento della battuta. No, ma tu mi stai parlando del timbro. Io ti sto parlando di qual è la figura che fa l'automazione di una roba del genere. Cioè, per esempio, ha senso avere l'oggetto voce? Perché lo possiamo riutilizzare su tutte le voci. Sì, possiamo No. riutilizzarlo su tutte le Poi voci. dobbiamo Avrebbe avere senso un oggetto di avere anche sistema. l'oggetto pausa?
Beh, adesso vediamo, nel senso l'idea che mi sono fatto io è che sarebbe carino avere l'oggetto voce e un oggetto voce dentro di sé ha l'oggetto figura ritmica, perché siccome queste sono Ah, figure ok. ritmiche che si ripetono, ok, uno potrebbe... Oh, dopodiché io farei un altro oggetto che è l'oggetto, boh, che possiamo chiamare contesto o sistema, cioè quello in cui c'è per esempio il metronomo. A che metronomo viene fatta sta roba? Scusi, Poi ma se abbiamo la funzione figura, non basterebbe semplicemente dare il tempo alla figura e il metronomo lo impostiamo all'inizio del programma con un clock? sì, certo, ma io vorrei fare un po' più di così, nel senso che se Ah, per ok, un esempio metronomo che se... varia. beh, adesso no. Ma le cose bisogna pensarle in maniera che scalino, no? Cioè se uno vuol fare una cosa in cui il metronomo poi è qualcosa che scala nel tempo, cioè io mi farei un oggetto di contesto che tutti gli oggetti possono chiamare per sapere che ora è, per esempio, nel senso che c'è l'action time, c'è l'end time, no? Stanno tutti in un oggetto che è quello che si chiama in software un singleton, cioè un oggetto celibe, ce n'è uno solo di questi. Capisci Ok. quello che voglio dire? Sì, capisco. Se tu, diciamo, perché così tutti gli oggetti possono fare riferimento a quel singleton per sapere e tutto quanto va insieme. Ok, va bene. Un po' come avevamo fatto con quando abbiamo Beh, sì. Poi, creato le... detto questo, potremmo decidere che invece ognuno ha il suo metronomo, eccetera, eccetera, però questo fa parte di un altro esercizio, non questo. Ok? Dopodiché c'è la figura ritmica, cioè quella che in alto sarà due note, cioè due semicrome di nonina eccetera eccetera, e poi le pause, poi eccetera eccetera, e dopodiché questa si ripete sempre uguale. Ok? Ok. Allora, dai, prendi la mano e vediamo di farlo. Ok, finestra dell'applicazione, Ce l'hai entrare. questa? Allora, io prima di tutto mi costruirei appunto questa faccenda del contesto, un oggetto che fa il contesto. E ti propongo di farlo così. Propongo, no, farei class contesto con la C maiuscola. Aspetta però, no, la C maiuscola è la C No, con la C maiuscola ma di contesto. infatti mi Questo, sembrava due punti, lì scontato. ci vai due punti. Ok, adesso facciamo che qua è def underscore underscore init, no, spazio, def spazio underscore underscore init underscore underscore, aperta parentesi, self, e poi qui ci mettiamo, direi, no, però dopo il self devi mettere degli argomenti, direi di metterci action time, cioè virgola at virgola dur, questa è la durata di tutto il frammento, chiaro? Non la durata del singolo, ok? Virgola, metro, e adesso partiamo con l'idea che il metro non cambi. Direi che basta. Non ti pare? E
Tac tac, in durata, metronomo, la frequenza la mettiamo dopo. Ok, perfetto. No, le frequenze non stanno qua, stanno da un'altra parte. Eh sì, infatti le Stanno mettiamo nella dopo, nel voce. senso. Eh sì, infatti ho detto, le mettiamo dopo per dire. Ok, Ora non. bene. Allora, self.at uguale at, devi fare tutto la... No, at uguale at. No, l'action time. Ce li dobbiamo salvare come dati del contesto questo. Self uguale No, self.at uguale a t. No? Questo deve diventare una proprietà di questo oggetto, no? basta, non ci Poi sono direi altro, basta. ok, per il Adesso prossimo. mi farei dei metodi di utilità. Cioè che possono essere utili, per esempio quello che mi dà il periodo, dato il metro, no? Capisci? Ok, Quindi se io faccio, quindi. quindi faccio, fatti, no, no, fatti un metodo, questo è un metodo, def periodo, no, non è così, non è tabbato nello stesso metodo, non fa parte Ah, ma di init. me l'ha tabbato, scusi, me l'ha tabbato Def periodo, aperta parentesi, self, virgola, no, lo stesso. Ah, vedo. aperta parentesi, self, chiusa parentesi, due punti, ok, te li ha già messi lui. E questo che cosa ritorna? Questo ritorna self più il periodo, cioè ritorna il metro. Ritorna all'inverso del metro, però il metronomo è dato in battiti al minuto, no? E noi Quindi il invece lo periodo vogliamo. lo vuoi in secondi, quindi devi fare return 60 fratto self.metro. No? Sì, perché volendo in secondi facciamo 60 diviso BPM. Ok, bene, adesso qua sotto, subito sotto, però no, allineato all'inizio, no, 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 lascia una riga qua. Questo ti scrive le robe che non vuoi, vabbè, lascia una riga. Ecco, scriviamo questo. Io metterei questo, C maiuscolo. Uguale contesto, cioè creiamo subito un oggetto che è il nostro contesto di riferimento. Ok? Poi dopo questo lo faremo più bello, più carino, più configurabile, ma adesso lo facciamo così. Fai contesto, scusami, con la O, aperta parentesi, ci cuciamo dentro delle cose. Facciamo 0,60, cioè dura 60, virgola, boh, cosa vuoi fare? 136 di 120. metronomo? No, 120 è troppo banale, 136. 144. 144 che è un multiplo di 2, nonché un numero di Fibonacci. Bene, salva. Adesso, Facciamo. no, scusami, questo lo devi Sì. salvare in un file che si chiama contesto con la C minuscola punto py. Non si chiama come... A posto. Allora, adesso apriamo un altro file. Python file, come lo chiamiamo?
Dunque, dobbiamo fare la voce. Ok, la voce. Allora, questa si chiama class, indovina, si chiama class voce. E però, due punti ci manca. È vero sempre. Aspetta, poi prima di questo devi mettere un import, anzi, from contesto con la C minuscola, import C testo. Import perché Scusi, perché contesto con la C è il nome minuscola? del file. Eh no, l'ho chiamato contesto con la C maiuscola. È sbagliato. Doveva essere contesto con la C minuscola. Perché contesto è il nome della classe, ma il nome del file. Questo è diciamo che è una convenzione, però è meglio seguire le convenzioni, essere convenzionali. Poi quando si diventa bravi si può essere non convenzionali. Anche voce deve essere voce con la V minuscola. Qua devi mettere contesto. Devo rifare il coso voce perché l'ho Fatto con la V maiuscola. allora from Contesto con la C minuscola, contesto from contesto import C maiuscola. Cioè non importiamo l'oggetto, non ne possiamo creare altri perché non amo voglio. la Importiamo l'istanza. Ok? Spero che si possa fare, ho sempre più dubbi sul Sì, dovremmo Python. farlo. Tocchiamo Vabbè, solo questa parte qua. dai. Allora, def underscore underscore init underscore underscore. Ok, qui nella voce, sì, più che altro bisognerebbe fare. Secondo me, come argomenti, bisognerebbe avere due array, note e ritmi. No, non frequenza, note e ritmi. Ora lo Ok, e adesso fai self, appunto, note, self.ritmi, ritmi. Bon, adesso voce che cosa deve avere? Voce deve avere un metodo to csound per andare a finire su csound. Quindi Def underscore to csound aperta parentesi self chiusa parentesi direi. Io metterei, ma scusa, io vedo, cioè c'è un underscore dopo il to csound. no, non c'è un Dopo il underscore, def, c'è scusami. sì, c'è un underscore Però lo metterei così invece, to underscore csound. E ci vuole anche una U. Ok, adesso ci vogliono i due punti. Boh, qua succede tutto, no? Quando uno chiama il metodo toCSound, questo deve creare. Gli proporrei di creare un, come si dice? Una stringa, ok? Per cui
Allora, Pint. No, no, niente Intanto bisogna print. Il printare print si fa la. dopo. Il print si fa dopo. Allora, qua metti res, che è result, res uguale aperte virgolette, chiuse virgolette. Questa è stringa vuota. Ok? Bene, adesso qua ci mettiamo una roba che va. Noi dobbiamo creare stringhe fino a quando non raggiungiamo at più dur, no? Allora, fatti due variabili sotto. Una è start. No, no, sono variabili interne, locali. Ah, ok. Start lo prendi da C maiuscolo punto at, no? Il nostro at. E poi fatti una variabile stop. C punto dur No, CAT più C dur. CAT sì, È infatti. dove si deve fermare, Sì. no? È un più? Sì. Sì, Ok. non più. Stavo pensando allora, questa cosa qua. Stavo pensando da T e dur, però non sapevo in che correlazione metterli. Quando si devono fermare, quando si deve fermare, quando è passato Alla fine della durata. AT alla fine della durata più l'inizio, perché L'inizio. l'inizio partiamo da zero adesso, ma in futuro potrebbe essere diverso. Ok. Ok, allora adesso a questo punto noi dobbiamo per ogni fino a quando non è finito il tempo dobbiamo far roba, no? Allora io propongo che fai un'altra variabile che si chiama now, cioè ora se vuoi, uguale start, no? Dopodiché fai un while now è minore di stop, andiamo avanti a far roba. Aperta per no, no, forse non ci vuole, non so. No, Vediamo. minore di Minore di stop, stop. 2 punti, 2 punti. I 2 punti. Vai a capo. Ok, adesso qui io mi farei un altro metodo per capire come si muove la singola, il singolo elemento, perché questi sono tutti elementi che si ripetono, no? Quindi io qua adesso non l'abbiamo ancora costruita, ma è da costruire. Fai res più uguale. Ok, quindi facciamo use state. No, facciamo self punto, come la vogliamo chiamare? C sound line? No, C sound underscore line, casomai. Aperta parentesi, chiusa parentesi. Ora però dobbiamo trovare un modo per andare avanti, e potrebbe anche questo essere un altro metodo, cioè Un now, metodo. vai a capo, now più uguale self punto step aperta parentesi chiusa parentesi. Ok. Quindi ora abbiamo da definire ci sound line e step. Esattamente. Dopodiché, aspetta, qua non è ancora finita perché qua si esce fuori dal while e si fa return res. No,
No, è un tabata rispetto al DEF, sta sempre dentro il DEF. Return res. Siamo d'accordo? Ok, allora adesso facciamo la C sound line. Potevamo anche fare if now minore di stop Break. loop else if break. Cioè, se è minore di stop, continua a loopare Sì, la cosa che dobbiamo però fare. è Se è più. uguale a stop. Sì, ma un if else sono quattro righe in più. Ah, È più ok. sintetico così, no? Non ti Sì, pare? è vero. È vero. Cioè, fare sempre il più semplice possibile. Ok. Ok? No, questo si poteva fare con un while infinito, while true, e poi se Vero. arrivi a if now maggiore di stop, ma siccome while già fa questo, e tanto while true comunque deve fare una condizione, è più efficiente questo sicuramente. Fai meno istruzioni. Per definire ci sound line la definiamo Sotto, adesso la facciamo. In realtà questo è un po' fuorviante chiamarlo C sound line, dove si dovrebbe chiamare C sound lines perché lui genera più linee. No, aperta parentesi, self, chiusa parentesi. Anche sopra, sì, ok, l'ha cambiato. Boh, allora adesso il punto è questo. Noi abbiamo vari vediamo un attimo. Abbiamo vari ritmi e varie note. Le note le metteremo in pitch class, tanto sono temperate, quindi ci va bene così. Adesso il punto è che noi dobbiamo prendere per ogni ritmo e dobbiamo fare su fai così, metti res uguale aperte virgolette e chiuse virgolette, perché qua dobbiamo generare più righe. Ok, adesso qui dobbiamo fare. No, mi sto chiedendo se non convenga. No, vabbè, l'action time lo possiamo sempre richiamare. Allora, adesso noi abbiamo tutte le figure ritmiche, no? Che vanno convertite in secondi. No, aspetta, sotto res. Qui abbiamo tutti i vari, abbiamo tutti gli steps di tutte le figure ritmiche. Qua possiamo usare una list comprehension per fare la conversione al volo. Ok? Allora, fai steps uguale aperta quadra e scrivi S dunque no scrivi S aspetta un attimo. Allora, perché questo ce lo dà il contesto ce lo dà in quarti, quindi fai noi ci tutto il nostro riferimento è sui quarti, questo pure poi dovremmo vederlo bene, ma quindi fai S moltiplicato C maiuscolo P periodo
C maiuscolo, che è il contesto, no? Punto periodo, questo è il metronomo sostanzialmente, però in Sì, secondi. Aperta me lo ricordo, me lo ricordo, me lo ricordo. parentesi, chiusa parentesi. Spazio, for, s in self.ritmi. Così noi li scriviamo ritmicamente e ci vengono fuori Risultano in in secondi, cioè secondi. in Sì. frazioni di secondo. Ok, e quindi adesso vai a capo e scrivi for. Adesso queste sono le note, no? For n in range, zero virgola len, no, zero, zero non è una O. Len, zero virgola len aperta parentesi self.note, ok, qua ci siamo, due punti alla fine. Boh, adesso per ognuna di queste, per ogni nota, noi facciamo così. Se la nota la chiamiamo P è una pausa. Ok? Quindi se allora io metterei questo, vai a capo. Allora, if dunque qua si chiama self.note di n, no? L'ennesima nota. Aperta quadra, no, è aperta quadra, chiusa quadra. Questo Ah, aperto è un array, no? Uguale, uguale, vai fuori dalla quadra, scrivi uguale, sì. uguale, apici, p, apici. No, virgolette, virgolette, p, virgolette. Se è una p, allora io devo saltare a pie pari sta. Così, ah, apice, ok. Sì, due Scusi. punti. A capo, scrivi pass, questo non devo fare niente. Else devo fare la nota. No, 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 else due punti, basta. Cioè, se è P è un conto, se no devo fare la nota. Allora, la nota, vai a capo, è una stringa, metti res più uguale, più uguale, aperte virgolette, metti fra parentesi prima, parentesi, aperte virgolette, ok, adesso qua vediamo un attimo, I1. Spazio per 108.4F, la solita pappa, per 100.4F, spazio per 100.4F, sì, 8.4F, scusami. No, aspetta, no, per le note usiamo una roba diversa. Che le note vogliono, diciamo, 2, 4, buff, facciamo 6, no, vabbè, facciamo 8.4F pure qua, dai, per 108.4F e poi backslash E n, uno eh? mi sa che ce ne manca ancora uno perché sono tre. Beh, cioè, non ci mettiamo l'ampiezza.
No, ma non la mettiamo proprio, se la metteremo quando serve. È backslash n, non slash n. Ok, dopo le virgolette devi mettere un'altra roba, no? Prima del... Allora, fai spazio per cento spazio, aperta parentesi. No, ci vuole un per cento e mezzo. Allora, questa chiamiamola pure at. Poi dur, mettiamoci una durata fissa 0,15. Poi, cosa ci vuole ancora? 1, 2 e 3. Ci vuole la frequenza. Self.not aperta quadra n. Ok, adesso lui qua devi fare devi fare no, devi fare tornare indietro di 1, no, vai indietro di 1, no, aspetta, Questo tab qua. no, sei allineato con l'else, devi essere. Ecco, perché qua dobbiamo andare avanti con l'action time. Cosa che non stiamo facendo e che soprattutto... scusami, no, vabbè. Ok, facciamo che... dunque, mi manca un pezzo qua. Ah, sì. Allora, quelli sono gli steps. Dunque, questi io c'ho tutti gli ingressi. Mi sa che ci serve un altro dato che ci manca, cioè quant'è, perché se io prendo e faccio la somma di tutti gli steps, non ottengo, vedi, alla linea 17 io calcolo tutti gli steps. S per C periodo farà senso. Sì, bisognerebbe fare Lo so, ma tot non... step e mettere il totale di battute all'interno del. Beh, questo ce lo dovrebbe dare Steps, ma in realtà Steps ci dà... Non è definito. No, in realtà è giusto. Perché... Dunque. Ah, no, è giusto così, scusami. Allora, at... Scusami, mi sono un attimo perso. At più uguale steps di n. No? Perché io devo calcolare un ritmo, allora parto con un certo at. Il punto è che at all'inizio non è definito. No, allora quindi qua... Ecco cosa mi manca. Mi manca un argomento a C sound lines. Levami sta Eh sì, tendina che ma non ci vedo sono lines, non niente. abbiamo ancora praticamente. No, questo C sound lines abbiamo fatto, no? Adesso poi, scusami, finiamolo, però manca una cosa, dopo la mettiamo. Fai alla fine di tutto, allineato col for, fai return res. No, sotto. Allineato col...
No? Che è chiaro. Abbiamo scritto tutte le righe, le dobbiamo ritornare. Però staccato, ritorno spazio res. No, res è una variabile. Sì, ho misclicato io. Certo, ho sbagliato. Scusa. Dal verbo miscliccare, benissimo. È un neologismo. Sì. Allora, no, qua il punto è che noi dobbiamo dirgli qual è il now. Allora, alla riga 12 glielo dobbiamo passare. Quando chiami self.csoundlines, devi passare la variabile now. Quindi Now, scrivici qua. now lì dentro, esatto. E nella definizione della funzione alla riga 15 gli devi dire csoundlines self virgola t, no, t, il tempo t, no? E aspetta, non è finita qua, perché alla riga 17 devi aggiungere una riga sotto la riga 17. Che definisce T No, che dice più uguale. AT, cioè il nostro action time di adesso, che va avanti con i ritmi, parte da T però. No? Capisci? Ok. Quindi come lo mettiamo? T AT uguale T. uguale T. Ma perché non l'abbiamo definito da... Come abbiamo definito T? Sì, l'abbiamo definito come argomento di csoundlines, glielo passiamo attraverso il now. Beh, ma non l'abbiamo messo da nessuna... Cioè, non abbiamo scritto da nessuna parte che T è uguale a qualcosa. È uguale a now, è l'argomento che io li passo a csoundlines. Ah, Vedi che io lo chiamo passandogli now. ok. Sì, gli passi now da qua e gli arriva T. Ok, capito. Grazie. Ora il problema grosso è che dobbiamo fare la funzione step. Quindi andiamo sotto e scriviamo di nuovo step. Step o def step? Def step aperta parentesi self chiusa parentesi. Ma com'è fatta questa? Perché questa è un bel pero farla. Perché secondo me. Potremmo fare metro diviso No, io lo farei facendo la somma totale di tutti i miei ritmi. Non so se viene uno meno, ma non dovrebbe. Cioè io la farei così, res uguale, e lo farei come devo fare una sommatoria, non so bene. potremmo fare. Allora, guarda, prova a fare così, ref uguale aperta quadra, res, più S per C maiuscolo periodo aperta parentesi chiusa parentesi. Ok? For S in self ritmi. No? Io sommo a res quello che c'era già dentro res, però all'inizio res non è definito, ok? Dobbiamo fare qualcosa. Print
prima di questa riga dobbiamo mettere che res è uguale a 0. Tanto questo viene chiamato una volta sola, quindi non è così. Aspetti, quindi aspetti, qua è non è res Sì, uguale res più r. perché io prendo res, ci sommo il primo ritmo, poi ci Ah, sommo il ok, lo faccio secondo, per poi ci due. sommo il terzo, ok? E alla fine Ok, ritorno questo res. res uguale 0, questo res uguale 0 serve per indicare l'inizio di res che è 0. Sì, perché se no, se vai subito alla riga 28, res lì non è, Ti il parte da res di 0. destra non è definito ancora la prima volta. Quindi ti darebbe un errore. Quindi ok, fai sotto la riga 28, scrivi return res. In tab di def, no? No, 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 sta più dentro. Ti è tutto chiaro? Questo è Sì. fatto praticamente. Ci abbiamo messo poco. Allora, adesso ci facciamo un altro file, che è il main che controlla tutta sta roba. Quindi, Come lo chiamiamo? pezzo.py con la Mi P minuscola. pezzo. Ok, qua devi fare from From voce. No, no, il contesto. contesto, boh, non credo che ci sia Ah, lo bisogno di richiamo quello. voce. Sì, from voce. No, no, senza punto py, non c'è bisogno. From voce import voce con la V maiuscola. Dopodiché, vabbè, intanto proviamolo con uno, con una voce. Vediamo se funziona, poi dopo facciamo tutto il resto. Allora, la prima voce, partiamo dal basso. Quindi, come sono? Sono V1, sono sette voci, mi pare, no? Aspetta un attimo. Ah, io non ce l'ho. Tre, no, sono sei voci. Ok. Allora, Dovrebbero scrivi essere la variabile 4 di chiave di sol e 2 di chiave di è. do, Vabbè. se non mi ricordo male, Sì, però ci ma qua vado non avanti. importa. Qua siamo. Allora, scrivi V6. V6. Maiuscolo o minuscolo? No, minuscolo. Uguale. Voce con la V maiuscola. No, voce con la V maiuscola, aperta parentesi. Poi ok, adesso diciamo le cose che sono importanti sono le frequenze, che sono aperta quadra. Dunque, queste sono 8, 7, 7.03. Questo è il Mi bemolle sotto, 0,3. Virgola, P tra apici, no? Questa è la pausa. Ok? Queste Quindi, sono le. aspetti, voce vuole note e ritmi, no? Sì, quindi questo è l'array delle note. Ok. E poi Allora vai a facciamo la playlist. virgola, aperta quadra. Allora, adesso le note dei ritmi sono un quarto, virgola, un quarto. Perché sono entrambe semiminime, Sì.
Quindi questo funziona, ok? Adesso vai sotto e fai print, aperta parentesi, v6.txt, sound, to underscore c sound. Ok, adesso fai ancora, vai giù e ancora lascia una riga. E com'è la questione qua? Bisogna scrivere, non mi ricordo mai. Ma forse non c'è bisogno di fare niente. Salva. Ok, lo faccio partire. C'è qualche piccolo Attribute problema. set. No, vai sopra prima. No, questo è allora, from voce, import voce, AT più steps alla linea 24 di voce. Non prende questo steps di Perché è Android. self.steps. No? Aspetta, no, fermo, Sì. fermo, fermo, no, non lo è. No, perché sopra An c'è il comando steps. indented, an indent, no, è che non è matchato il tab, vedi, questa è una stronza. Devi matchare, non è, deve essere matchato con else, vedi che non è allineato. Ok, riprova. Questa non è colpa mia, se il linguaggio è una porcheria. Ok, questo bonnet. Ah, ok, devi mettere aperta parentesi, chiusa parentesi quando chiami voce. Aperta parentesi. Però funziona tutto, eh. Metti il Ora che print. lo E devo mettere? beh, quando fai v6.tocsound, deve essere v6.tocsound, aperta parentesi, chiusa parentesi. Non è un puntatore, è una funzione. Vero. Vai. Unsupported operand type test for Int e list, dov'è il self.step? Dunque, qual è il problema qua? Non capisco. Più uguale self più Ah, forse step. perché depth No. e steps. Eh no, perché step singolo. Ah, non è self più step. Dunque, perché self più step che cos'è? Self.step, non c'è un metodo. No, scusami, è c. Ah no, dunque aspetta, no, fermo. Dunque, lui deve andare avanti, mi fa vedere il contesto, non ci abbiamo, nel contesto ci abbiamo la funzione periodo, torna lì, torna la voce, non c'è, il metodo step non c'è. Oh sì, no, l'abbiamo scritto sotto. No, non l'abbiamo scritto sotto. Sì, eccolo qua. Quindi Ah, sì, qua. lui è qua che si arrabbia. No, Ma perché fammi vedere sotto, scusami. Guarda, il suo problema è qua. Perché lui qua ritorna una lista. No, non si può fare con una list comprehension perché questo ritorna una lista. Allora bisogna farlo per forza con un for. Ok, alla riga 27, vedi che porcheria questo linguaggio.
vai a capo. E scrivi for s in self.readme. Readme. Due punti. Allora, questo è res più uguale s per c.periodo aperta parentesi, chiusa parentesi. Ok, leva la riga sotto. Questa. Direi che ci dovremmo essere. Eccolo. Ok, vediamo se è giusto. Scusa, torna all'inizio. Vabbè, intanto si ferma a 60, è già una buona cosa. E allora, noi stiamo a quanto abbiamo detto, 144 di metronomo. Sì, Ok, quindi 144. il quarto è 60 fratto 144 scale 4 60 fratto 144 è proprio esattamente no 4166. No, non mi viene metà, mi viene la metà di quello che dovrebbe essere. Perché vedi che la seconda nota è 4167, ma le note durano 4166 e quindi non mi torna. Allora, vediamo un attimo qua. Se io dico un quarto, ah, perché siamo in due quarti. È giusto, io devo moltiplicare per 4 sopra. No, sì, esce giusto perché devi fare diviso 4 per 2 e esce giusto perché siamo in 2 quarti. No, ma ho capito, Sì. ma possiamo anche evitare di pensare di essere in due quarti, tanto non importa niente, ma sopra, quando facciamo il calcolo è in quarti, no? Cioè il 144 è la semiminima, no? Quindi quando io gli dico che la mia nota, lo step della mia nota è un quarto, in realtà gli sto dicendo 1. Sì, perché Alla riga sì, 17. ho capito cosa Tu devi intendi. mettere, aspetta, 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 ferma, non cambiare niente. Devi mettere No. semplicemente aperta parentesi dopo la quadra, dopo l'aperta quadra. Dopo l'aperta quadra. No, 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 no. Dentro le quadre, dopo l'aperta Sì, quadra, devi così. mettere aperta Quello parentesi, fatto. 4, 4, no, la chiusa quadra non va lì, cazzo. Non mi E far la chiusa dire quadra sta lì. parolacce. Ecco, 4 per S per quello. No, non ci vanno parentesi, quindi 4 per S per quello. Non c'è bisogno dell'aperta parentesi. No, non 4 per S per S, 4 per S. Ok, ci siamo. Salva. Torniamo. Salvato, salvato, salvato. Non funziona. Ok, allora io devo interrompere un attimo. Mi dai 2 minuti? Ok. Va bene. Sì, va bene, scusi. Ok, voce punto UI. Eccoci qua.
Eravamo che Dunque, stavamo ok, questa cercando. parte qua non funziona ancora, e non è cambiato niente, questo è il bello. Dovevamo moltiplicare per 4 questa parte qua. Aspetta un attimo, scendi un attimo sotto, c'è qualcosa che non va. Ah no, dunque, sì, at più steps di n, la note di n. Incidentalmente questo dovrebbe essere due volte, sì, perché questo non va. Ok, allora niente, mettiamo un debugger, vediamo, dai. Suppose. Sì, boh, potremmo, aspetta, no, non facciamolo qua. Mettiamolo sul, come si chiama, su pezzo. Ok. Ok, metti import PDB qua. E poi subito prima di print mettiamo. PDB.setTrace. No, deve essere una stupidaggine questo. Ok, manda. Salva, manda. Ok, adesso, scusami, giusto per capire. Fai P spazio V6. Sì, scusami, P spazio V6. Punto note. Ok, PV6 punto ritmi. Ok, make sense. Allora, ok, allora adesso facciamo S, entriamo dentro Tucci Sound. Ok, N. N. Ancora l'ultimo comando, quindi Maestro? sì? Non mi senti più? Ok. Aveva scattato un attimo. Aveva scattato un secondo. Se tu fai invio, lui ripete l'ultimo comando, quindi ok, questo mi pare che funzioni tutto. Vai avanti, invio. Ok, fai S qua. Ok, fai S qua. N. Invio. Ok, qu questo è quello Fatto giusto. importante. N. Ok, adesso fa P steps. Questo è giusto. No? È un quarto, un quarto. Ok? Quindi adesso dobbiamo capire perché non lo fa. Allora, fai L, dove siamo? Siamo qua. Allora, fai N. Adesso fai S. Ok, fai P self note di n, punto note di n, scusa. Invio. Ok, quindi questa è buona, fai n, lui si trova qua.
Adesso fai N. Ok, adesso fai P di res. Res in questo momento c'ha questa roba qua dentro. Molto bene. Adesso fai P di steps di N. Cioè questo deve andare avanti. Ok, quindi a T da me a casa mia deve andare avanti di 1, cioè di un quarto. Fai N. Qua è tutto giusto. Ok, vai, fai S. Vedere che è l'altro, il problema è l'altro. Ok, fai N perché qua è tutto giusto. Qui fai un pass, sì, quindi fai N. Vabbè, fa un altro action time, fai N. E lui ne fa un altro, non deve fare più niente, fai N e lui esce. Ok, fai P res, lui fino adesso ha fatto una nota sola, quindi il problema. Ok, quindi adesso fai N e lui fai N. Ok, questo è il problema allora, perché fai un po' p self.step, quant'è lo step per lui? Cioè questo deve andare avanti, no, self.step aperta parentesi, chiusa parentesi. Di quanto va avanti lui? Ecco, qui è il problema. Vediamo dov'è, linea 13. Sì, no, ma fai ancora L? Vabbè, sì, puoi andare là. No, vai giù, vai in fondo. Guarda, lo so io dov'è. È in fondo. No, Cosa lì. faccio? Con Sì, è qua, ho l'editor. già fatto L. Sì, ho capito, ma quella è la chiamata, ma bisogna vedere dov'è definita. È definita in fondo questa funzione. Eccola. Ah, adesso ecco. Ah, ecco, giusto, perché non è res più, è res più uguale 4 per quello. Proviamo. E comunque non è ancora giusto perché lui fa self in ritmi, un quarto, un quarto. Beh no, sì, questo dovrebbe essere giusto. Allora, ok, Proviamo. salva. Leva il trace, mettici un commento davanti, va? Mettici un hash davanti in maniera che si disabilita. Salva, no, hash. Salva anche questo. Quell'altro, vabbè, è andato via. Ok, fai partire il tutto. Vediamo. Ma che, peggio che andare di notte. No, l'abbiamo dimezzato i tempi addirittura. No, scusa, che stiamo facendo? Allora, torna un attimo su voice, su voce. Allora, più uguale 4 per S. Quello viene un quarto, quindi questo viene 1. Non capisco. Io accumulo tutta sta roba. Scusa, io parto da zero. Sommo tutte le figure ritmiche.
come mi può ridare 0833? No, vabbè, Chissà questo è perché, cioè, giusto. Questo è giusto. forse è perché un quarto qua. Eh beh, un quarto più un quarto fa un mezzo, cioè voglio dire, mi dovrebbe Ma non è un ridare, quarto. eh? Non è un quarto più un quarto, cioè. Boh, Come non è un quarto più un quarto? Sì che lo è. non lo so. Però è un quarto virgola un quarto. No, io ho una nota da un quarto, una nota da un quarto, una è una pausa, ma va bene. Ok? Vabbè, allora è giusto così. Però, boh, No, quello è vabbè. giusto così. Rimetti un attimo il set trace, voglio capire perché cavolo questa cosa viene così. Adesso il punto è farlo andare. La fai S, entra qui dentro. Allora, tutto il problema è N è nella funzione, in questo metodo step. Però non capisco. Vado Vai, avanti un vai, paio di vai. volte. Sì, ok, piano, piano. Ecco, questa è la questione. Fai S. Fai L qua, fammi vedere esattamente cosa succede. Allora, adesso qua metti B30, cioè ci fermiamo, andiamo avanti. No, no. Lì, boh, non muovere tutto, non vedo niente. Metti B30, B spazio 30, metti un breakpoint a 30. Invio. Ok, quindi ti fermi al return res. Adesso fai C, lo fai continua. Ok, lui si è fermato qua dopo aver calcolato la cosa. Fai P res. Spieghi come funziona sta roba, scusa. Cioè, io faccio scusami, fammi self.ritmi. Adesso fammi 4 che moltiplica self.ritmi di 0 per C punto periodo aperta parentesi chiusa parentesi. Di 0 tra parentesi quando No, tra parentesi quadra è il primo. Scusa, fammi intanto solo questa. Self.ritmi aperta quadra 0 chiusa quadra. 4 per questo mi deve fare 1. No, lo devi mettere attaccato la quadra. No, no, fai fai freccia in su, non te lo ridà? Vabbè. Non ti. Provo. Ah, ok. Beh, cazzi, cioè, vabbè. Non mi far dire parolacce. Aperta quadra, 0, chiusa quadra. Invio. Come sarebbe a dire? Scusa. Allora, scrivi P. Madonna santa, che razza di catrobio. Questo, P quello. Mi fai vedere quanto vale, sì o no? Invio. Cos'è che manca? Scusa, io non ci vedo, non vedo bene perché è in verde. Probabilmente da questo zero come errore. Ma come sarebbe a dire? Cioè, di che cosa stiamo parlando? Scusa, fai P self di scusa, fai P self.ritmi aperta quadra 0 chiusa quadra. Questo è un valore 0,25. Aperta, no, attaccato. Leonardo, attaccato. Ok, invio. No, ma manca qualcosa, ragazzi. Cioè c'è qualcosa che non va.
Scusa, fai P spazio res. Qua è tutto verde, io non capisco niente. P spazio res. Ok. Adesso, se io faccio P self.ritmi, invio. Ok. Adesso voglio P self.ritmi del primo elemento di 0, cribbio. È aperta quadra, no, è attaccato. Ora metto lo 0 qua in mezzo, però mi sa che E sarebbe deve essere in meglio. mezzo. Ma perché? Unexpected EOF. Scusa, forse non stavi mai a fine riga, non lo so che c'ha sto coso perché non funziona. Ma riscrivi P spazio, però non far casino, scrivi, perché non so bene se lui digerisce bene tutto il casino che fai. Self.ritmi aperta quadra 0 chiusa quadra. Invio, vedi che non so perché lo... Ok, adesso fai, scusami, fai P. Vabbè, che mi sembra stupido farlo, ma insomma, P self.ritmi, aperta quadra 0, chiusa quadra, aperta quadra 0, chiusa quadra, moltiplicato 4, moltiplicato C maiuscolo, punto, periodo, aperta parentesi, chiusa parentesi. Invio. Questo è giusto. Questo è giusto. Allora adesso se, ok, niente, se non fa frecce in su, tu sei sicuro che conviene usare questo invece di usare un terminale, cavoli, cioè mi sembra, cioè, c'è una tale porcheria sto robo. Perché adesso io lo vorrei mettere dentro una variabile che si chiama res. Tutto Guarda, ci questo provo. res uguale. Ah no, fai così, facciamo esattamente come fa lui. Fai res uguale 0. Poi fai a capo. Res più uguale self.ritmi di 0. Aperta quadra 0, chiusa quadra. Moltiplicato 4, moltiplicato C punto periodo, aperta parentesi, chiusa parentesi. C maiuscola, C maiuscola. Ecco, adesso si è no, non è più giusto, vedi, hai fatto casino, si è, perché vedi che quel C non è colorato bene. No, aspetta, fermo. Faccio così, test uguale 0 per c Più. punto. Ah, sì, ok. Invio. Ok, fai P res, P spazio res. Ok, adesso riprendi quello e rifanno un'altra volta. In che senso? Res più uguale quello che hai appena scritto, ricopiatelo e rifallo un'altra volta. Sì. P res. Ah no, è giusto, questo è 833, ma scusa, allora aspetta un attimo. No, mi sono sbagliato io, scusami. No, è tutto giusto. Allora, fai quit. No, è giusto, cazzo.
Allora, leva il trace, cioè mettigli un commento. Questo è giusto perché lui va avanti di una battuta, quindi fallo andare. Sì, è giusto. Questo è un quarto, poi un quarto di pausa, poi un altro quarto, poi un altro quarto di pausa, eccetera, eccetera. Quindi questo va avanti a botte di 800 millisecondi. Bene, perfetto, allora funziona. Allora, aspetta un attimo. Allora, adesso farei questo, farei aggiungiamo tutte le altre voci. Allora, aggiungicela sopra, no, facciamo le cose ordinate, lascia un po' di righe lì e comincia, oh, e metti V1 uguale voce, aperta parentesi, allora, adesso la V1 com'era? Aspetta che non me la ricordo. Erano, se non mi sbaglio, No, ma che note era? Aspetta le un attimo. due crom e semicrome legate. Allora, due semicrome e pause, no? E questo è 9.08. Ok, le note sono, ok. Dai. Metti la V1, è una voce che ha come note questa, 9.908, 9.08, un'altra, no, 9.08, scusami, virgola, P, pausa, virgola, 9.08, 9.08. No, perché, ah sì, P, tra virgolette, scusami, giusto. 9.08, 9.08. E queste sono Le note quando metti di più. aperta quadra. Allora, adesso vanno messi i ritmi, no? Mezzo. Come? Eh sì, vabbè, Un ma nono. un sedicesimo No. sono. No, questi bisogna calcolarli così, cioè questi ci sono 9 note in due quarti. No, Ah, quindi non è ok. un nono, scusami, non è un È un nono. ottavo. No, non è un ottavo perché sennò sarebbero... Ci sono anche le pause che valgono mezzo e mezzo, no? Cioè, No, aspetta sono un attimo, cose che. calma, 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 ci sono 9 note nell'ambito di due quarti, ok? Quindi, diciamo, siccome sono quante sono in 4? 9 per 4, 27, ok? Siccome la nota da un quarto vale un quarto, vuol dire che ce ne sono 4 in una battuta di 4 quarti, queste ce ne sono 27 in una battuta di 4 quarti, no? Quindi Sì. valgono un ventisettesimo, un ventisettesimo, uno fratto 27, uno fratto 27, poi la pausa vale qua 5 fratto 27, no? Sei d'accordo? Hai capito? Come dici? Sì, no, scusi, dovevo un attimo rispondere a una cosa. Sì, ho capito, perché ce ne Ok. stanno tante nella battuta e la pausa vale Sì. 5, sì, 5. 5 sono 4 più 1, no? Sì, 20 centesimi, perché virgola, sarebbe 1,27, 1, virgola, 1, scusami, virgola, 1,27.
1 fratto 27 e 1 fratto 27. Bene? E ora faccio print. Facciamo direttamente. No, 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 queste le facciamo tutte dopo. Facciamo tutte le voci prima. Facciamo V2 V2 uguale voce aperta aperta parentesi, quadro aperta quadra. e Allora, questa questa è. com'era? Queste sono 20 le quintine in una battuta da 4 quarti, no? 5 per 4 fa 20, quindi sono un ventesimo. Cioè, scusami, la nota è 8.09. 8.09. 8.09 No, 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 è una volta sola 8.09. Ah, ok, aspetti. Ok, prendo il git così ce l'ho pure davanti. È nell'ultima lezione sul git, giusto? Sì, però non so se c'è il PDF. Vabbè, lo guardo io, guarda, ti dico, è 8.09P, c'è una pausa, poi virgola, 8.09 e poi c'è un'altra pausa. Ok? Allora adesso le sono un ventesimo, virgola, tre ventesimi, poi un altro ventesimo, Altro 3 ventesimi, no, c'è un'altra no, pausa. no, poi c'è una pausa lunga di due battute, quindi quattro. Ah, quindi 4. No, 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 aspetta, fermo. Non è 4 ventesimi, è 4 Non è proprio. 4 ventesimi. È 4. Ah, è 4? Eh sì, perché sono 4, 4 quarti, no? 4 Quindi sono quarti. 4 uni, se vuoi. È chiaro? Ho capito, non avendocelo davanti è un po' difficile Sì, vabbè. immaginarlo, quindi. No, se vuoi te lo metto, ma poi non vediamo la tua cosa. Quindi. No, Allora, vabbè, lo vedrò adesso alla fine. la terza voce sono le settimine. Ah, Ok? Le ok, quindi. settimine, ci sono due semicromi di settimina, quindi queste sono 7, 14, 21, 28. Quindi Ok? sono 10. Un ventottesimo. No, prima vanno messi Ah, le i note. valori. Le note è 10 8.08. 8.08 virgola. 8.08 di nuovo. Pausa. 8.08 8.08. Pausa. Otto punto zero otto, 8.08. Pausa. 8.08, 8.08. E poi si ripete. Allora, i ritmi sono, lascio una virgola, aperta quadra, allora sono un ventottesimo, un ventottesimo, poi sono tre ventottesimi mi pare, sì, poi un ventottesimo, un ventottesimo. Ci metti più tempo a fare questo che a riscriverlo.
No, Sono più non è alto, così, no, fermo, non è così, perché un ventottesimo, un ventottesimo, tre ventottesimi, un ventottesimo, un ventottesimo, poi c'è 2, che sono 2 quarti. No, scusami, non 2, è un mezzo. Aspetta un attimo, cosa abbiamo scritto sopra? 4? 4 è giusto, 4. 4 quarti. allora uno. È 1, non 4, sì. Invece questo è un Ah, mezzo. un ventottesimo, tre ventottesimi, un ventottesimo, un ventottesimo, tre ventottesimi, un No, mezzo. no, non è così. Un ventottesimo, un ventottesimo, tre ventottesimi, un ventottesimo, un ventottesimo, tre ventottesimi, no, un mezzo qua. Poi ci va un ventottesimo, un ventottesimo, tre ventottesimi, un ventottesimo, un ventottesimo. Basta. Un ventottesimo, tre ventottesimi, e poi un'altra Virgola, volta. un ventottesimo, un ventottesimo. Dovrebbero essere tutte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, manca una virgola, guarda, manca una virgola dopo la seconda pausa nelle note. Dopo il secondo P manca una virgola. Ah, Scusa. contiamole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ah, No, vabbè, è tre perché ma ventottesimi il non tre c'è perché ventottesimi è loop. di troppo. Perché loop poi? Ok. Sì, al loop, al loop. Ok. No, guarda che le voci qui sono con la V maiuscola, quando le dichiari V1 uguale voce con la V maiuscola. Aiuto! Sì. Oh, l'ho visto, volevo correggerlo. Aiuto, CTRL Z. V con la V maiuscola, che te posso, non fare copia e incolla. Ok, Non ho fatto copia e incolla, ho no, fatto ma non so così. cosa sei incollato. Ok, adesso V4, altra voce. Aperta parentesi, aperta quadra. Allora, questa invece. No, questo è più semplice, è 8.04, virgola 8.04, virgola pausa, virgola 8.04, virgola 8.04. E questa è allora, questi sono decimi perché sono quintine di cioè sono una quintina di semi minime, quindi sono un decimo, Un sono tutti decimo. decimi, sono un decimo, un decimo, un decimo, un decimo e un decimo. Ok, adesso facciamo la 5, La sei dicendo voce 5, cos'è questa? questa è la voce che c'ha, dunque vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, e la voce 5 c'ha la nota, è una sola nota, 7.07, questo E P.
No, non c'ha pause questo. No, oh sì, aspetta un attimo. È 2 più 2, sì, è 1. Direi che abbiamo fatto tutto. Vediamo. No, aspetta, leva il 3, boh, insomma, no, tienilo il 3, però Vabbè, ricopia quella riga print Duci Sound una serie di volte. Stampiamoci un'onda sinusoidale. Allora, sì, queste dobbiamo fare tutte le volte. Basta, sono 6. Allora, quella la metti all'1, la 2, la 3. 5. Ok, adesso che okay. Dovrebbe andare Vabbè, abbastanza sì, bene. ok, adesso stampiamo in alto a questo, stampiamo vai a capo. E stampa questo, stampa print aperte virgolette F10 4096 10 1. Generatore 10, 1. Basta. Facciamo dei poing poing. Ok, adesso il driver ce l'abbiamo, abbiamo un driver qualsiasi che fa della roba qualsiasi. Cosa c'hai come orchestra? C'ho l'orchestra.org che abbiamo fatto l'altra volta. Fammelo vedere un attimo. O driver.org sarà forse. Sì, driver2.org. Questa qua. C'è una Aspetta un domanda. attimo che mi sto versando. Allora, questo qua. Questa è sì, è come mi serve a me. Vabbè, possiamo usare questa. Adesso puoi Già ce l'ho prendere pronto, un maestro, ma terminale. già l'ho pronto, maestro. Bravo. Allora fammelo vedere. Subito. Quindi, ok. E sta lì nel posto giusto oppure ci devi andare? Fai CD dove che sia. Ci vado subito. Non so proprio cosa Non ci andrà. Fa invio. Perché purtroppo non funziona così. Mi dispiace dirtelo. No, 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 è il collegamento che non funziona. Fai una roba, fai. No, no. No, se tu fai fino a nuova cartella qua, boh, Ok, ci ok, sì. sono. Ok, a posto. Allora, fai Python pezzo.py invio. E qua, ok, adesso lo dobbiamo ridirigere, fai freccia in su e lo ridirigi. Fai superiore in pezzo.sco o score.sco, va benissimo score.sco. Ok, adesso c sound meno dw d minuscolo w maiuscolo o punto slash pezzo.wav. Aspetta, di Spazio, 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 spazio punto, punto slash slash, pezzo, punto, wav, pezzo.wav spazio, driver2.org,
bravo, invio. Rumba, ok. Ma aspetta un attimo perché forse lui si aspettava. L'ampiezza è bassissima. Perché fammi un attimo vedere il driver 2.org. Cosa si aspetta come ampiezza? Hello? Ah, è vero che c'è solo la schermata. Sì, non ci vedo. Cambio un attimo lo schermo. Fratto 15 A di amplitudine. Fai 0.8 fratto 6. Sono 6 voci, cioè, e tra l'altro non stanno manco insieme. Ok? Ora le rifacciamo tutte. Torna Certo, tutte sì. al Tutte. terminale. No, basta Quindi rifare abbiamo fatto. C-Sound perché la partitura Eh non è sì, no, lo cambiata. so. È quello che ho fatto. Povero Lamps. Ok, dovremmo esserci. Non vedo niente. Non sta streamando il terminale? No, sta streamando il PyCharm. Ora? Nemmeno. What? Però è Sì. saltata la connessione. Ora si vede? Boh, mi sembra sempre molto basso, ma va bene, si sentirà uguale. Adesso cosa puoi prendere? Audacity, cosa puoi prendere per farci Posso vedere? prendere RX8, FL Studio, Audacity, quale preferisce. Se vuole vedere anche lo Audacity. spettro, c'è RX8. Per carità di Dio, Audacity. Anche in Audacity si può vedere lo spettro, tanto lo spettro di sta roba non sarà nulla di. Ma vabbè, per vedere i ritmi sì, è carino. Però Audacity va benissimo. Glielo faccio in tutti e due i modi, guardi. No, no, per carità, fammelo con Audacity, punto e stop. Sono un dittatore. Allora, la nostra cartella è pezzo, no? Boh, I suppose. Quindi condivido subito Audacity. La finestra applica. Sono cose che succedono a chiunque guardi questo video.
Maestro. Eccomi. Ok, oggi non ne vuole. Scusi, ma da inizio ora piano sto dando problemi, non so perché. Non ti preoccupare, l'informatica è assolutamente imponderabile. Allora, eravamo qua, Audacity. Pezzo. E mi sono permesso di alzare un altro pochino la... Si vede? Sì, ma perché è completamente fuori? È completamente. È tutto positivo. Scusa. Come sarebbe a dire che è così? Mi fai vedere l'orchestra? Scusami, abbi pazienza, questa è una porcheria sta roba. Sì, Tra l'altro ti sfonda le perché... casse, stai attento. Perché è tutto Punto. positivo. Cosa abbiamo Aspetti, fatto? pezzo punto scorano. Sì. Ve lo faccio vedere subito. No, Bernardino pezzo punto Rizzo. sco è una cosa, ma è il driver. Il driver mi devi far vedere. Lo puoi aprire con PyCharm. No, questo va benissimo, questo non ha nessun problema. Driver Driver 2. punto. Jump, Ok. mettiamo, quanto mettiamo di amplitude? Mettiamo 1 fratto 6. Ok, un attimo che rifaccio tutto nel prompt No, di comando. aspetta un attimo, aspetta un attimo. Fammi vedere cosa c'è che non va qua. No, è che forse sono impulsi troppo corti. Vabbè, salva. Rifacciamo. Torna al terminale, di pazienza. Aspetti, No, pezzo punto Python, pezzo py. punto py, Python ci vuole. L'ho già fatto. Py. Ah no, ok, è giusto, questo è tutto giusto, ok. Vabbè, lascia perdere, questo è già fatto, non c'è bisogno di farlo. Rifacciamo il C-Sound. Richiama C-Sound, bla bla bla. Ah no, sì, ho sbagliato cartello. Devi staccarla. Finestra applicazione prompt dei comandi cd. No, vabbè, quello l'hai già fatto, abbiamo detto. Vabbè, ok, rifacciamo. No, devi fare Python pezzo punto py ridiretto in. Ma se ti ripeto non ce n'è bisogno. Comunque, vabbè. Pezzo punto sco. No, meno dvo punto slash pezzo punto wav. Driver 2.org. Pezzo.sco. Boh, ripigliamolo. No, devi prendere pezzo.wav con Audacity. Eh sì, pezzo punto wav, scusa.
Guarda che se tu condividi uno schermo successivo, lui non c'è bisogno che esci da questo. Adesso da qua, vabbè, come non detto, Da qua. niente, niente, niente a posto. Ok, scusi. È veramente strano. Comunque fammi vedere che cosa succede a livello microscopico, cioè, oppure suonalo, va, sentiamo un attimo com'è. Io non lo sento, sento niente. È molto basso, aspetti. Provo a condividere direttamente tutto lo schermo. Così dovrebbe sentirsi anche. No, la questione, il problema è che tu ti sta uscendo sugli altoparlanti Realtek e tu devi ridirigere gli altoparlanti Realtek nel microfono. Se la freccetta sotto, Lo sente? sì, Ok. sento bassissimo È molto basso, sì. veramente. No, soprattutto non sento le note gravi. Ah, aspetta, 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 fermo, fermo. Non ha, cioè il driver non va bene così. Aspetta un attimo, qua stiamo vedendo schifezze. Torna al driver. Abbiamo messo le note in pitch class notation, stiamo vedendo frequenze di 7 Hz. Allora, i frec, no, i frec uguale CPS PCH. Aperta parentesi P4. Ok, salva. Rifacciamoci sound quello. Ok, richiudi questo, apri quello. Se si sente. Fammelo risuonare un attimo da capo. Prima voce è veramente insopportabile. Facciamo una cosa. La prima voce cambiamola. Aspetta, condivido io lo schermo. Cambiamo la prima voce. Poi per il resto sembra una collezione di bonghisti Sì, vero. poco pronti. Però è carino perché hanno. Adesso se riusciamo a diminuire l'impatto della voce superiore, vediamo un po'. Come non c'ho fresco. Ah, fresco body non c'è, no, fresco body. Vediamo un po'.
se lo condivido appena partito. Attimo, arrivo. Vedi? Un po' male, ma probabilmente perché sta caricando. Non lo vedo molto sgranato. Ah no, beh, quello è un problema della rete. Dunque, vediamo un attimo. Allora, noi abbiamo S9, S9, e questa cosa qua è fatta S9, S9, S9 così. Allora, io propongo di fare che S9, S9. Poi questo così, poi però direi lo farei così, proviamo, poi farei un altro tuplet che però fa solo 9 su 8, GIS 16, anzi facciamolo così, facciamolo un po' più, dunque questo è R4 e poi R8. Poi un'altra così, però senza più la coda, cioè R, dunque ci va R4, no, ci va R2, quindi sono un ottavo, eccetera. Poi lasciamo 2 battute libere perché sennò Se diciamo no è che ridondante, cioè no, sì, capisci. anzi 3 battute, diciamo, proviamo a fare questo così. Questo si chiude qua, naturalmente accorciamo un po' perché sennò questo va avanti per un pezzo, mentre invece così leviamo di ripetizioni. Oh, e quindi questo facciamo così, salviamo, compiliamo. Ok, lui fa tra e poi fa tra, ok, e 3 battute, no? Tra e 3 battute. Tapra, ok. In realtà questo sarebbe divertente farlo con un upbeat, cioè con 2 di fuori, ma va bene così. Allora, cambiamo la nostra, ok, fermo lo sharing. Tu riprendi il tuo terminale. Sì, scusami, sì, riprendi PyCharm, aspetta un attimo che faccio. Sì, ma in realtà va bene. Ok. Allora,
questa viene fatta così. Aspetta, 9, allora, no, la cosa è 908, poi P,9. gli levi una nota. E poi li metti 908, 908 così come sono. E poi un'altra P. E poi no, un altro 908 ancora. E poi una P. Adesso le note sono un 27esimo, poi dopo c'è 5 5 ventisettesimi, ventisettesimi, poi un ventisettesimo, un un ventisettesimo, 27esimo. 3 volte un ventisettesimo e poi un altro 5 ventisettesimi. No, sì, no, no, sono 8 ventisettesimi. Però in realtà sono 8 ventisettesimi più 1, cioè quindi sono 27 ventisettesimi più 8, quanto più 8, 27, 35, 35 più 1, 36 27. ventisettesimi. No, perché più 1? Dove sta l'1? Ah, vero, 35 ventisettesimi. Di pausa. No, aspetta, no, sono di più. Sono tre battute. Sono tre battute. Allora, sono 3 per 9, 27, però queste sono 27 note a battuta di 4 quarti. Siccome queste sono 1,5 battute di 4 quarti, sono 27 per 1,5, che non fa un numero intero. 7 per 1, aspetta, 27 per 1,5 fa 40,5, eccola là. Quindi in realtà Quindi qui dobbiamo farlo moltiplicare tutto per 2, quindi non sono 27 ma sono 54esimi. 40 54esimi. No, no, perché sono, se siamo in 54esimi, 54, dunque qua siamo 54, no, 27 per 1,5, 40,5 per 2, sono 81 54esimi più. Ci vanno aggiunte, aspetta un attimo, ci vanno aggiunte 8 54esimi. Quindi abbiamo detto sono 89 e 80, 89 54esimi. contiamo un attimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, dovrebbe essere giusto. Vai, c'è. Ok, ora prendo, qua faccio, intanto devo ridirigere Sì, pezzo.py giusto. in pezzo.score, ok, poi Ci devo rifare sound, questo. bla bla. Ok, poi qua file nuovo. Ok, questo qua lo posso chiudere brutalmente. No, non salvare il progetto. Qua cartella first time. Pezzo.wav. Ok, già si vede un po' che è meno invasiva la Sì, prima. e comunque 60 secondi sono troppi. Sentiamolo. Non lo sento. Provo a condividere in maniera più cattiva tutto lo schermo. Qua condividiamo tutti i video. Grazie.
Già meglio, dai. Già meno. Cambiare il contesto, però facciamo, bastano 20 secondi e sta roba, può essere anche utilizzata come layer, cioè ma non la certo, utilizzerei come ma main. no, ma poi non farei nulla di tutto questo. Questo è l'inizio di un percorso, non è. No, vabbè, cioè, idealmente una sequenza ritmata così, come parte di batteria, tra molte virgolette, magari abbassata di qualche ottava con un'equalizzazione più particolare, potrebbe starci in un Allora pezzo la moderno. puoi mettere nella colonna sonora per Carmelo Bene. Prova, sì, è una. Ok, no, facciamo un'altra cosa. Dato che abbiamo mezz'ora, se te la senti, invece di fare facciamolo in rallentando. Ci sto, vai. L'insegue, giusto? Utilizziamo l'insegue. No, il rallentando lo facciamo musicale, non lo facciamo. Quindi facciamolo da Python. Dobbiamo cambiare il contesto. Contesto.py. Ok, Man, periodo. allora il problema è questo, che adesso qua dobbiamo fare. Facciamo una semplificazione, cioè andiamo da metro start a metro end in dur. Ok? Aspetta, fermo. Cioè, non cambiare la roba senza che. Ok? Sei d'accordo? Da metro start a metro end In in dur. metro dur. No, in dur. Noi abbiamo il valore dur, che è la durata di Sì, tutta questa in dur. sequenza. Sì, ho detto metro dur perché ero confuso. Sì, Allora, da metro start a metro. come argomenti del contesto, metti MSME invece che metro. Come Virgola ME. Ok. Adesso, quindi qua c'è metro underscore start. No, c'è metro underscore uguale. start, scrivilo bene quello, non MS, se no non ci ricordiamo niente. Dopo pensiamo che siano sigarette. Underscore start uguale MS. Self.meta underscore end. Uguale a me. Ok, e adesso adesso il problema è che ogni volta che noi chiediamo il periodo, questo periodo è sensibile a dove ci troviamo. Allora, adesso qua dobbiamo fare una funzione lineare. Ce l'abbiamo già, possiamo semplicemente richiamarla. Abbiamo già fatto una funzione lineare. Sì, ok. Import sopra from linear import linear. Adesso però ma è un oggetto, no? Il nostro. Il contesto sia una classe, c'è una classe. No, linear è un oggetto, una classe. Ah No, no, è una linea era una funzione. funzione. Dovrebbe essere una funzione. Ok, quindi lui ricalcola A e B ogni volta, vabbè. Se vuole possiamo fare anche la classe. Sì, guarda, fai così.
aggiungi una riga qua, soprattutto, sopra, in alto. Fai class linear aperta, no, con la L maiuscola. Le classi sono costanti, linee. Due punti. No, senza aperta parentesi, chiusa parentesi. Vai a capo, adesso devi tabbare il tutto di uno e quella funzione là la chiami underscore init underscore. Allora, scusa. Allora, tabba tutto. Un'altra volta. No, no, una volta sola, però sotto devi tabbare di 2 volte. No, però linear è tabbato troppo, quegli altri troppo poco, insomma, è un casino. Ok, più o meno ci siamo. Allora, adesso qua è al posto di x, allora al posto di linear del nome della funzione la chiami underscore init underscore Qua. underscore. Sì, perché noi inizializziamo la classe. Ok, levi al posto di x ci metti self. Ok, quando alla riga 4 metti self.a. Alla riga 5 metti self.b. Questa roba non ritorna niente. Allora, questa riga, vabbè. Levala ma salvo, cioè tienitela nel clipboard, perché adesso fai una funzione che si chiama, oppure aggiungi una riga sopra questo. No, deve avere lo stesso tab, è un def questo, deve avere lo stesso tab. Def, spazio, y, aperta parentesi, self, chiusa parentesi, 2 punti. Ok, e questa, ah, aspetta, no, aperta parentesi, self, virgola, x, chiusa parentesi. No? Quando io do una x, lui mi ridà la y. E senza la hash davanti al return. Fatto. Ok, quindi questo adesso semplicemente riprendiamo il nostro coso. Quindi qua non ci va un altro underscore davanti. Ci sono due underscore davanti e due underscore dietro. Ok, a posto. Adesso riprendi il contesto. Allora, adesso il contesto. Quindi from linear import linear con la L maiuscola ora. Sì, certo, bravo. Ok, adesso la questione che dobbiamo fare, self, punto, cioè dentro l'inizializzazione dobbiamo creare una funzione lineare. Aspetta un attimo. Allora, adesso. Alla riga 7 aggiungi una riga o comunque usa la 8, insomma. Adesso self punto tempo fun uguale allora linear con la L maiuscola aperta parentesi. Allora, qua ci va self.at, virgola, self.at più self.dur, questa è la fine, no? Virgola,
Ah no, Quello è scusami, Y0. cos'è? No, questo è Y, È no? Y0. Ok, quindi Y0, sì, Y. allora, X0 è 0 è self.art. self.art, E giusto? adesso ci va Y0. Y0. No, questa lasciamela. Inserisci una cosa prima che è self.metro start. No? Questa è la Y0. Poi se bla bla Il bla self punto metroend. Ok, adesso periodo, questa è fatta. Adesso in periodo devi mettere l'action time, cioè no, periodo devi dirgli quant'è il now. Quindi fai def periodo aperta parentesi self virgola now, perché adesso il periodo non è sempre uguale, dipende. Del posto di metro che ci mettiamo Aspetta un now. attimo, fermo, fermo, fermo. Al posto di metro ci metti self.tempofun, aperta parentesi, di now. No? Cioè io gli devo chiedere quant'è il tempo quando glielo chiedo. Allora, è l'y nella funzione. Certo. Ok. È y0? No, è y. Il metodo è y, cioè per ogni x lui mi dà una y. Ok. Ok, adesso nel contesto, quando fai c uguale bla bla bla, gli devi dire 144, facciamo 86, 87, virgola 87. Cioè rallentiamo, andiamo rallentando. Ok? Anzi, se volessi essere proprio molto Fibonacci, fai 89, che è un numero di Fibonacci. 34, 55, 89. 144 è il numero seguente, quindi questi due numeri si trovano in relazione aurea tra uno con l'altro. Va bene. Certo. È vero perché c'è Va bene. e abbiamo fatto Fatto sì, tutto, dovremmo però adesso aver fatto. dobbiamo cambiare voce, perché voce ogni volta Ancora che il chiede il periodo, ogni volta che la voce chiede il periodo, no, no, la chiede da un sacco di parti, quindi qua non è mica banale. Allora, guarda, fai una cosa. lo chiede due volte. Lo so, ma qui. Allora, proviamo a fare così. Senti, mi stai facendo venire il mal di mare. Scusa. Stai fermo. Allora, devi invertire la linea 18 con la riga 17. Gli steps non li possiamo calcolare così. Allora, lo calcoliamo in un altro modo, perché lo step qua, man mano che andiamo avanti, dobbiamo accelerare. Allora, quando pigliamo dentro il for, calcoliamo tutto quanto, poi al momento di fare il prossimo step, gli chiediamo quant'è lo step, invece di fare at più steps di n. Guarda, tu puoi fare questo, fai for n in self.note.
al posto di questo. Sì, allora inserisci una riga lì. Prima. Prima o dopo? Inserire è prima, aggiungere è dopo. Allora, no, 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 fe, 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 fe. Non scrivere, ragiona. Adesso qui dobbiamo calcolare lo step. È qui che lo calcoliamo, poi la leviamo quella riga lì. Quindi qua è n step, il next step, n step uguale quattro moltiplicato self.ritmi di n. No? Moltiplicato C punto periodo. Adesso qua ci va messo il tempo, perché a che tempo stiamo calcolando? Stiamo calcolando a t. Ok? No, basta. Va Fine. messo anche now. No. Il nostro now è action time, è l'action time. Questo è il now. Abbiamo cambiato nome, vabbè, se può fare. E poi fai AT più uguale N step. Oh, adesso la porcheria è che sotto è un casino fare sta roba, cioè non si fa facilmente. Per cui io propongo di fare un'altra cosa. Che siccome noi questo tempo, il tempo finale, ce l'abbiamo, noi ritorniamo due cose. Non ritorniamo da Csound Lines, non ritorniamo soltanto res, ma ritorniamo anche a t. Quindi fai return alla riga 26, return aperta quadra res, ritorniamo un array di cose, virgola a t, bravo. La funzione sotto non ce n'è più bisogno, perché è Sì, che impossibile da serve. fare così, questa se ne va. Ok, e sopra. Quando noi facciamo quella affare là, no, allora adesso quella deve cambiare, la riga 12 deve cambiare, questa la puoi buttare, no, quella riga 18 la puoi buttare. Vedi, bello perché si è pure semplificato il codice, nonostante stiamo facendo una cosa più complicata. Allora, alla riga 12 tu puoi mettere, invece che quello, puoi mettere aperta parentesi. Prima di res, prima di res. Aperta parentesi, res, virgola. No, res, virgola, step. Chiusa parentesi, poi levi il Il res più resto uguale. dopo. No, scusami, non il più uguale non ci va. Ci va un uguale. Perché sto tornando due cose, quindi no, no, non chiamarla res, chiamala line. Allora, adesso now più self, now più self step più uguale lo chiami now più step, più uguale step. Senza No? self. No, perché non esiste più quel metodo. E nemmeno aperta parentesi, chiusa parentesi. È una variabile che io gli ho tornato così. Ok? E poi sotto ancora, sotto questo now, sempre allineato con loro, in quel blocco gli mette no, res più uguale line. Te capì? E così. No.
non devo cambiare più nient'altro. Abbiamo semplificato il codice pure. Io volevo Sa. scriverlo al contrario, volevo scrivere line più uguale res, però era sbagliato. No, non è la stessa Perché cosa. noi abbiamo res e ritorniamo e diamo. Noi ritorniamo res, quello accumuli sul line e non te ritrovi niente alla fine. Vai. Proviamo? Allora, torniamo sul nostro terminale, lei vede ancora tutto, no? Sì. Allora, Python pezzo su Aia. tutorial. Sì. C'è un Ah, allora, A nel perfetto. lineare, self.a, scusa, nel linear. No, dentro linear. Self.a più self.b alla riga 7, guarda. No, aspetta un attimo, anche alla riga 9, alla riga 5, self.a più self.b. Queste sono tutte proprietà dell'oggetto e alla riga 5 self.a. Ok. Adesso vediamo se accelera. No, no, se rallenta. Ok. Audacity, l'altra cartella dovrebbe essere già aperta, addirittura due copie, che hanno smaltito Audacity. Non mostra già l'avvio. Perfetto. Si rallenta. È sparita un po' troppa roba, mi pare. Si è rallentato un po' troppo. Successo. Beh, alla fine però. Non sto capendo. Abbiamo esagerato un po' troppo. No, è che ci sono delle pause in mezzo, ma mi mancano delle voci tra l'altro, cioè non No, sento. aspetti, le voci dovrebbero esserci tutte. Ho capito, non le sento. Sono 6 allocazioni, quindi sì. Fammi vedere come abbiamo fatto il Qua. questo. Sì. Allora, fai una cosa, commenta, commenta tutto salvo le ultime, cioè tutti i print salvo le ultime due voci. Dai, ci abbiamo 6 minuti per risolvere questo problema. Fai. No, vabbè, cioè, questo è un porcheria. Commenta, commenta, commenta e commenta. Ok, rifacciamo il tutto. Tranne l'ultimo due, questo qua tiene. Sì. Adesso però fai una cosa, fai solo no, no, non fare, no, devi rifare, ma senza ridireggerlo. Vediamo che note tira fuori. Perché queste dovrebbero essere molto semplici. Ok, allora, la prima nota è 1667, che effettivamente. Quella che avevamo visto. Sì, dunque. Poi c'è la voce sotto, no? La voce sotto e la voce 6. Questa 8334, ok. Sì, in effetti questo rallenta e mi pare che sia giusto come rallenti.
così a occhio e croce bisognerebbe verificare, però questo per No, verificare vabbè, bisogna. ripeto, Eh? scende a 86 il metronomo, dovrebbe essere giusto perché Beh, aspetta un attimo, poi... scende 89 il metronomo, quindi l'ultima nota, cioè la durata dell'ultima nota dovrebbe essere 60 fratto 89, che però questa è il quarto, no? Sono punto 6741. E per quanti li devo moltiplicare? Quanti sono questi? Sono 1, 2, 3 e 4. Li devo moltiplicare per 4. Quindi mi viene 2,6964. No, non passano, cioè dovrebbe avercene, No, dovrebbe. infatti sono... No, però aspetta, forse mi sto sbagliando. Quanto tempo passa? Dunque, la prima volta passano 2 quarti. No, rallenta troppo. Cosa potrebbe È la funzione linear che non funziona. Scusa, proviamo la funzione linear a secco. Fai. No, prendi il terminale. Aspetta un attimo, devo andare a su un attimo solo. essere? Allora, ok, aspetta che. Allora, dunque, chiama Python. Ok, poi fai from linear import linear. Vediamo come funziona sta roba. Linear con la L maiuscola. Ok, adesso fai L uguale linear aperta parentesi, no, con la L maiuscola, e poi attenzione a quello che scrivi, near. Ok, adesso andiamo da 0 a 10, 0, 0, 10, 10. Ok. A posto, adesso fai L di Y di 0, L.Y aperta parentesi 0 chiusa parentesi. Ok, L.Y aperta parentesi 10 chiusa parentesi. L.Y 5 Okay. Ah, questa funziona bene. L.Y. Ok, facciamo un'altra lineare, facciamo il richiama lì, vai freccia in su, e facciamo che invece di andare, no, questo va bene, invece la funzione, invece di andare a 10 vai a 1. Ok, quindi a 5, no, no, in 10, oh,
Invio. Ok, allora adesso L.Y di 5 ti dovrebbe dare 0,5. Ok, sì, va dai, funziona. Adesso scusa, no, ultima cosa. Proviamo a fare un'altra funzione, giusto per sicurezza. Fai da... no, quella va bene, da 10 a 1, però non parti da 0, parti da 1. Parti da 1 e 1. Fai invio. Adesso fai L.5, L.Y di 5. Allora, qua c'è un problema. Perché L... Allora, facciamo una list comprehension, apri quadra, L.Y di I, L, è una L, Sì, è una L. aperta parentesi X, poi scrivi for x dopo la parentesi, for, no, stacca, stacca però. For x in range, aperta parentesi, 0, dieci. Ah no, scusami, 1,10. Chiusa parentesi, chiusa quadra. Invio. No, ecco, questo è sbagliato. Ah no, no, cazzo, no, è giusto, è che linea è sbagliato. Rimettilo, torna su. Fai che andiamo no, torna ancora più su, questa deve andare a 2, mandala a 2, invece che deve andare da 1, 1, 10, 2. Se parte da 1 e rimane a 1, quella giustamente fa tutti uni. Ok. No, è giusto, funziona sta funzione. No, può darsi che siano, cioè non mi tornano i conti, però allora è sbagliato, è sbagliata voce, mi pare. Però mi devi scusare, ma io adesso devo andare. Va bene, non si preoccupi. Se vuole ci lavoro, controllo. Controlla, tu controlla, poi mettimi tutto come si chiama? Su Slack. Slack, Ok? sì, Tutto quello che abbiamo fatto. intanto le mando le cose così come sono, così se. Sì, mandami sia tutta sta roba, linear.py, driver2.org, eccetera, eccetera. Ma mettilo sul gruppo del primo anno triennio, così la prendo io, ma la prendono tutti. Ok? Ok, ti saluto. Grazie mille, buona serata maestro, Buona grazie di serata, tutto. ciao.